l'appuntamento pallavolistico più pazzo dell'estate, 24 ore, forse anche qualcosa in più, in cui oltre 200 atleti ed atlete, divisi in 30 squadre, danno vita ad una non-stop di beach volley dal sapore goliardico. La 24-orissima Sanremo 2013, organizzata da Riviera Volley Sanremo in collaborazione con Grafica Amadeo e K Beach, giunge così alla sua quinta edizione, si guadagna il patrocinio del comune di Sanremo e l'apprezzamento di tutti i partecipanti. 156 match, tanto per tornare ai numeri della manifestazione, ma ancora più imponente e inaspettata è stata l'affluenza del pubblico, che nella serata fra sabato e domenica è stato allietato dalle musiche della band toscana Acqua Azzurra e di DJ Sancho. Il torneo si è svolto con la formula 4x4, gironi di qualificazione, fase ad eliminazione diretta e finali dunque, che hanno visto il trionfo dei Barattoli delle Tartarughe Ninja, squadra composta da Riccardo Reggio, premiato anche come miglior giocatore del torneo, Fabio Balestra, Massimo Ciogli, Rubina Valenzise e Valentina Conte. Secondo gradino del podio invece per gli alcolizzati di Nando, formazione Cascherato Fernando Guadagnoli, Daniele Lombardi, neopapà di due splendide gemelline, Francesco D'Auria, Riccardo Ginulla e Barbara Lombardi. Chiude il podio in vino Veritas in vodka figuriamocis, mentre la medaglia di legno va ai Tanga. Tanti anche i premi speciali, a cominciare da quello di miglior giocatrice della rassegna consegnato a Claudia Colangeli, premiata come squadra più coreografica quella dei Bicicci, mentre per i migliori travestimenti la palma è andata agli Zombie e ai Flintstones. Menzione d'onore infine per la squadra rivelazione, gli All-In, e per la squadra più lontana, le virgolette sono d'obbligo, anche se la denominazione è gli scappati di casa. L'enorme sforzo organizzativo del Riviera Volley Sanremo, terza società in Liguria per numero di praticanti e di squadre iscritte ai campionati della FIPAV, è stato dunque ancora una volta ripagato dall'affetto degli appassionati della pallavolo. Già si comincia a pensare alla sesta edizione di una manifestazione che ha tutte le credenziali per diventare una pietra miliare del calendario eventi sportivi sanremesi.